Ciao Federico, oggi sono qui per presentarvi questo monopattino, un vero e proprio mostro. Vi parlo del modello g 3 Pro progettato dall'azienda esperta nella produzione leader mondiale di monopattini. Qui troviamo un bel doppio motore da 1200 watt nel mozzo posteriore della ruota. E anche uno uguale in quello anteriore. Quindi una potenza totale quando andiamo a inserire entrambi i motori di 2400 Watt con una potenza di picco che arriva ai 3000 Watt, veramente potentissimo. Si può usare nella configurazione bloccata o sbloccata. Andremo a vedere come si fa a bloccarlo e sbloccarlo rapidamente. Si può fare veramente in due secondi. Inoltre troviamo quelle geometrie che contraddistinguono tutti i modelli del Kukirin, ma qui sono state aumentate sia per quanto riguarda la larghezza che il passo da ruota a ruota per dargli una maggiore stabilità perché arriva, l'azienda dichiara fino a 65 km/h, ma l'ho fatto provare ad alcuni miei amici che hanno raggiunto i 70 km/h il loro peso di 70 kg. Inoltre Qui troviamo un'enorme batteria da 52 volte 23,3 Ah che riesce a soddisfare le esigenze di tutti e due i motori perfettamente: 1856 ora di capacità. Si può anche rimuovere facilmente. Andremo a vedere, ci sono. Tante belle chicche, un'illuminazione veramente spettacolare. Ma insomma, andiamo a vedere come si è comportato su strada e poi andiamo a scoprirlo in tutti i suoi dettagli perché veramente qui hanno creato un capolavoro. Come andare a sbloccare o bloccare il monopattino? È molto semplice: si va a tenere premuta la leve freno. Doppio clic sul tasto accensione. Vediamo la cornice qui attorno che lampeggia. Questa è la modalità bloccata. Doppio clic nuovamente, cornice che non lampeggia, modalità sbloccata. Adesso vado a testarlo in modalità bloccata e vediamo come si comporta nelle tre modalità di velocità. Sono in singolo motore, modalità bloccata, prima modalità di velocità arrivo ai 15 km/h, la seconda mi porta ai 20 e la terza mi porta ai 25 km/h grande sicurezza per muoversi in città, grande pedana che quindi mi consente di avere grande stabilità, sistema frenante e anche ammortizzatori che mi fanno andare in piena sicurezza, una spinta graduale quindi sempre in piena sicurezza per muoverci in città col singolo motore a velocità bloccata. Vado ad inserire doppio motore, modalità di velocità 3, sempre da bloccata, si ha una progressione veramente immediata che mi porta immediatamente a 25 km/h comunque si percepisce una grande sicurezza e una progressione graduale quindi che mi fa stare veramente tranquillo per muovermi in città vado a testarlo con velocità sbloccata sono singolo motore prima modalità arrivo ai 20 km/h seconda modalità di velocità una bella spinta molto graduale del motore da 1200 watt che mi porta molto rapidamente nella seconda modalità ai 35 km/h. Terza modalità, sempre una spinta graduale, singolo motore, il mio peso di 90 kg più 10 kg dello zaino, 100 kg in leggera salita, mi porta a una velocità da GPS dei 37 km/h. Vado a testarlo con doppio motore, qui bisogna tenersi forte, modulare wow, l'acceleratore, modulare 2400 watt di potenza, un missile! Un siluro che in un attimo mi porta ai 40 km orari. Mi sento in piena sicurezza. Adesso devo affrontare una S. Sono i 40 km orari, un buon fondo, comunque non in perfette condizioni. La velocità continua ad aumentare. Supero i 50 km orari. 53 continua a salire. Qui trovo un dosso, devo rallentare. Lo affronto ai 40 km orari, non l'ho nemmeno sentito. Veramente un missile. Ma grazie a una pedana così larga, un bel peso e anche degli ottimi ammortizzatori, anche in curva ai 40 km/h ci si sente in piena sicurezza. Veramente assurdo. La spinta e la coppia che sa dare questo doppio motore. E in salita, come si comporta? Sono con singolo motore, metto modalità 3 di velocità, ho velocità sbloccata. In questo momento riesco ad andare 25 km orari solo col motore posteriore. Vado adesso a testarlo col doppio motore su una delle salite più impegnative della mia zona. Inserisco il doppio motore e qui la spinta è veramente impressionante. Bisogna toccare con estrema cautela l'acceleratore a pollice: perché se si sbaglia veramente anche in salita ti dà una spinta impressionante. Adesso vado a testarlo proprio su questa salita super ripida. E sono i 40 km orari, veramente assurdo. Qui una bici riuscirebbe ad andare ai 15 km orari al massimo con grande potenza. Qui sono addirittura con una potenza devastante che mi fa arrivare ai 40 km orari. Un comparto frenante veramente potentissimo. Troviamo dei dischi da 140 mm, un impianto di tipo idraulico. Anche col mio peso di 100 kg, una velocità dei 40 km/h, con una bella modularità ci si riesce a fermare. In un attimo, veramente molto potente, affidabile e perfetto per un mezzo che va a queste velocità. Veramente pazzesco. Ottima guidabilità e anche tenuta su strada. Si riescono a fare le curve in piena sicurezza con una bella piega. Soddisfatto al 100% per la sicurezza che va a trasmettere. Un mezzo di questo tipo, la possibilità di utilizzarlo anche su sterrato, perché abbiamo la trazione integrale, un ottimo sistema di biamortizzazione, quindi si riesce tranquillamente anche a fare off-road in piena sicurezza. Basta prenderci un po' di confidenza. E avere la giusta pressione sull'acceleratore a pollice. Grazie alla potenza di entrambi i motori ci permette di fare salite fino ai 35 gradi. Ma tutto è stato sviluppato per consentirci la massima sicurezza. Infatti, si trovano dei freni idraulici con dischi da 140 mm, veramente molto potenti e ben modulabili. Bisogna fare estremamente attenzione quando si va a sbloccare la velocità massima e si va a utilizzare con la trazione integrale, perché veramente scaricare a terra tutta la potenza non è facile. La ruota anteriore va a patinare tantissimo. Quindi, bisogna prenderci un po' di confidenza e dargli del lei. Sistema classico per quanto riguarda questo modello della Cookie rein, con una manopola che va svitata per permetterci di andare a piegare il manubrio e quindi andare a ridurre le sue dimensioni, un sistema di sicurezza, un piccolo perno da andare a tirare e voilà, il suo peso non è indifferente, stiamo parlando di ben 39 kg, quindi veramente possiamo utilizzarlo anche come attrezzo per fare palestra, quindi non è proprio il suo punto forte, è quello della trasportabilità, un carico massimo fino a 120 kg, cosa che mi è piaciuta sicuramente. Per quanto riguarda l'impianto di ammortizzazione, sia l'anteriore e posteriore che è regolabile di tipo idraulico con molla, quindi ibrido, una bella ammortizzazione che anche su terreni sconnessi o su sterrato ci dà la piena sicurezza. Grazie a una pedana veramente molto larga, rivestita di un materiale gommoso che consente di avere una bella presa con la sola della scarpa anche quando è bagnata. Una pedana qui nel posteriore che ci consente anche di avere una bella distanza dal piede anteriore a quello posteriore per avere comunque il massimo controllo visto che i monopatini principalmente vengono guidati con i piedi inoltre una bella larghezza del manubrio tutto questo ci consente di raggiungere anche 65 km/h di velocità ma sentirci in piena sicurezza un indice di impermeabilità ip54 quindi si può utilizzare sotto la pioggia ma non va lasciato sotto la pioggia delle belle ruote da 10 pollici e 3 pollici di larghezza di tipo Tubless, quindi anche una bella dimensione per consentirci una bella presa con l'asfalto. Un sistema di illuminazione a 11 LED, che poi andremo a scoprire nel dettaglio, che ne dà un design bello accattivante. Stiamo parlando di uno dei monopattini di ultima generazione tra i più performanti che sono attualmente sul mercato. Un display LCD in bianco e nero visibile anche sotto i raggi del sole. Qui possiamo vedere la velocità alla quale stiamo andando, la modalità di guida che è stata inserita, che si può variare con una pressione rapida del tasto Power, quindi modalità 1, 2 o 3. Il voltaggio della batteria singolo o doppio motore che si va a attivare con un tasto dedicato doppio, dual o singolo, single. Abbiamo qui 10 tacche che vanno a indicare la carica della batteria, ogni tac con 10%. Un tasto dedicato per l'accensione e lo spegnimento dei fanali con un'icona dedicata e un clacson di tipo elettronico. Possiamo andare a inserire anche la freccia a destra, e a sinistra con questo interruttore ci apparirà anche una piccola icona che ci va a mostrare che è attiva. Possiamo infine vedere i chilometri parziali e quelli totali. Acceleratore a pollice con una bella sensibilità del manopole in gomma che ci consentono di avere un'ottima presa del leve freno in alluminio con sensore power off, quando andiamo a tirare una delle due leve freno andrà a disabilitarsi immediatamente l'assistenza da parte dei motori. Qui all'anteriore un fanale molto potente, doppio LED con la semisfera regolabile anche in inclinazione. Troviamo anche due luci di posizione qui all'anteriore, belle potenti. Inoltre, lateralmente si trovano questi segnalatori laterali che diventano anche frecce quando andiamo ad azionare la freccia potremo avere sia la visibilità laterale che anche quella posteriore. Una luce integrata anche nella pedana posteriore con luce stop quando andiamo a tirare una delle due leve freno andrà a lampeggiare. Una pedana in materiale gommoso con i classici colori cookie ring, arancione e nero che consente di avere un'ottima presa. Qui troviamo anche una chicca, una combinazione. Quando arriva a 000 andandolo a ruotare, possiamo andare ad aprire il vano batteria per andare a sostituire facilmente la batteria. Ma magari anche se dobbiamo caricarlo in macchina, se andiamo a scollegare la batteria, certamente. Il suo peso andrà a diminuire e non di poco, quindi questo è un vantaggio non solo per andare a sostituirla, anche per andarla a ricaricare in casa perché qui troviamo i due attacchi per la ricarica: perché viene dotato di due caricatori e molto facilmente e velocemente si può andare a richiudere. Lo sto facendo tutto con una mano, quindi un sistema veramente ottimo. Lateralmente, troviamo anche un piccolo coperchio che va. A proteggere i due connettori vengono dati due caricabatterie in confezione per una ricarica da 0 a 100% in sole 5 ore. Arriva da un magazzino europeo entro 3-5 giorni dal momento dell'acquisto, non ci sono spese di spedizione o comunque ulteriori spese doganali. Arriva preassemblato al 95%, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a inserire il manubrio, sono quattro vite, un'operazione molto semplice. Come sempre vi lascio il link in descrizione e il mio codice sconto, spero che questa recensione vi sia stata utile, alla prossima, ciao da Federico!